Eccomi, io ho quasi concluso perché mi manca l'ultimo arco. Vi faccio vedere i petali che ho realizzato. Ecco, faremo l'ultimo arco insieme. L'ultimo arco di petali. Il punto basso, lo vedete, il punto basso. E poi all'interno dell'arco 4 punti alti. 1, 2, 3. 4 separati da 2 catenelle, una e due, e all'interno dello stesso arco getto il filo sull'uncinetto, faccio altri 4 punti alti, 1, 2, 3 4. Chiudo nel punto sottostante con un punto basso o bassissimo, meglio, per rifinire. Tiro il filo, taglio e ho concluso il mio secondo porta, un terzo porta uovo. Guardate che carino, questi sono i suoi petali. Questa è la base, proprio la base dei petali che abbiamo fatto ora. E questo è il contenitore del portauovo che vi ho fatto vedere all'inizio con la sua base. Il codino lo possiamo nascondere con l'uncinetto, lo possiamo nascondere con l'ago, come meglio credete. Questa è la base e questo è il contenitore dove porremo il nostro portauovo. Che potrà essere utilizzato anche, potrà fungere anche da porta posto. Eccolo qua. Io ho utilizzato, ripeto, la lana acrilica numero 5. Ho utilizzato colori vari di quello che avevo e quindi ho cercato di racimolare la lana che mi era avanzata. Dico la verità, qui l'ho fatta arancio, questa l'ho fatta verde. Se non potete acquistare perché è tutto chiuso, potete comprare via online attraverso Amazon, ad esempio. E impegnare il tempo che, per cui siamo chiuse in casa anche in modo, mi auguro che sia stato piacevole per voi nel realizzare questi lavoretti per addobbare la nostra tavola nel meglio possibile. Mi auguro che sia stato semplice anche potermi seguire. Vi ringrazio per la vostra compagnia e ci sentiamo al prossimo tutorial. Grazie, Ancrochet. Arrivederci.